Eccoci qua, siamo a Piazza del Pantheon, sono con l'onorevole Piero Fassino, mi avete riconosciuto certamente, che è stato di parola, è tornato lì, grazie di essere tornato. Allora, ho preso il posto di Stefania Quattrone. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, sapete il metodo Don Milani. La questione Dresda, una commissione di storici, le vittime delle bombe alleate furono 18.000, non 250.000. Bene, allora io questa volta devo dire una cosa. Per me non cambia niente. Non credo che cambi niente. Primo perché 18.000 vittime sono una cifra spaventosa. C'è da essere, come dire, lieti che siano, non siano stati 250.000, ma 18.000 morti sono sempre comunque tantissimi. Secondo, non è una ricostruzione, una revisione della cifra delle vittime che cambia il senso della storia. E in particolare, diciamo, il giudizio e le valutazioni che sono state date in questi anni nei confronti del hitleriano, del nazismo, delle tremende responsabilità che questo regime ha avuto nello scatenare la seconda guerra mondiale e della tremenda responsabilità che questo regime ha nell'aver causato al proprio popolo, al popolo tedesco, sofferenze inenarrabili come i 18.000 morti certo. Di Dresda. C'è anche da dire che quei morti, bombe al fosforo, insomma una morte particolarmente atroce. Io credo che, come dicevano gli antichi, che quando ti comporti come il tuo nemico in ansiodromia è una maledizione. Io penso che la guerra non è mai la soluzione di nessun problema, come sappiamo, e la guerra porta con sé un carico drammatico e spaventoso di sofferenze, soprattutto verso i più deboli, i più indifesi. È stato così sempre, è stato così anche nella Seconda Guerra Mondiale. Aggiungo che la Seconda Guerra Mondiale è stata una guerra particolarmente atroce. Pensiamo ai campi di concentramento in cui sono morti 6 milioni di ebrei. Pensiamo alle tante stragi che sono state perpetrate nel corso di 6 anni di guerra. Pensiamo a come alcuni paesi come l'Unione Sovietica hanno pagato l'aggressione hitleriana con milioni e milioni di morti. Pensiamo ai tantissimi americani che sono morti nello sbarco in Normandia per liberare l'Europa. Pensiamo al prezzo enorme di sangue che gli americani e gli inglesi hanno pagato in Asia nella guerra del Pacifico contro il Giappone. E tutto questo ha portato, come dire, una guerra così drammatica, sanguinosa, atroce, ha portato da parte di tutti al ricorso a ogni tipo di ordigno militare, ivi compreso, come sappiamo, nell'epilogo di quella guerra, alla bomba nucleare su Hiroshima e su Nagasaki e a questi bombardamenti atroci di cui furono vittime le città tedesche nelle ultime settimane di guerra. Se posso aggiungere, l'esperienza ci insegna che le ultime settimane di una guerra sono le più atroci per chi perde. È il momento in cui la sconfitta assume i caratteri e i connotati più duri e più drammatici.